di accelerare i tempi per il ricorso
riconoscimento non solo comunale di questi debiti rappresentati per l'appunto da sentenze passate in giudicato. E bene è fatto che rispetto a questo invito che veniva formulato dalla Commissione su forte sollecitazione dei colleghi dell'opposizione, in particolare del collega consigliere Raffaele Bene, bene è fatto a lavorare affinché veramente in poche settimane ci fosse la predisposizione dell'ordine del giorno che oggi non sappiamo. Il problema qual è? Il problema è che, a mio avviso, a mio modesto avviso, riconoscere in una stessa seduta 120-117 leggi di fuori bilancio significa avere avuto il tempo materiale per leggere 117 sentenze e soprattutto per leggere 117 svolgimenti del processo. Perché vedete, chi vi parla, ma sono convinto che molti colleghi, non intendono riconoscere questi debiti solo perché il punto di sentenza è passato in giudicato, ma intendono anche andare a leggere come il processo civile si è svolto. E la difesa che il Comune di Casole ha ritenuto opportuno mettere in campo rispetto a questi stessi procedimenti giudiziari. Perché è una cosa magari di perdere un procedimento rispetto al quale oggettivamente qualunque forma difensiva sarebbe stata sempre, è una cosa magari di perdere perché ci si è ritrovati in uno stato confacciato. Allora io credo che da buon amministratore locale un consigliere comunale non debba semplicemente riconoscere il debito fuori bilancio quando il punto di sentenza passare in giudicato ma votare necessariamente per riconoscere. Io credo che se ogni debito, tant'è che la legge ci impone l'analisi analitica dei debiti fuori bilancio, non ci consente una votazione in blocco dei debiti fuori bilancio, credo che rispetto a ogni debito il consiglio comunale debba sviscerare e debba sviluppare una accorta discussione anche rispetto ai contenuti dello svolgimento del processo civile che si è svolto e che si è concluso per l'appunto con la sentenza. Io suggerirei innanzitutto di frazionare questa mole enorme di sentenze che approderanno al Consiglio Comunale. Frazionate in gruppi che ovviamente consentano a ciascun consigliere comunale di poter dare lettura quantomeno degli atti relativi allo svolgimento del processo, in modo tale che ci si renda conto dei contenuti che poi hanno determinato il sentenziato dell'organo giudicato. Pertanto io proporrei un frazionamento di questi debiti fuori bilancio, un frazionamento che consenta a ciascuno una durata lesiva, chi lo vorrà fare farà, chi lo vorrà fare lo farà, ma che consenta a chi vorrà di poter prendere conoscenza e coscienza dei contenuti della sentenza e soprattutto di come il processo si è svolto e del perché il Comune è stato soccombente in quel procedimento giudiziario. Per cui proporrei un frazionamento di blocchi da 20, non di più, anche perché trattando di sentenze veramente molto molto vecchie, addirittura leggevo alcune risalenti al 2002-2003, è vero che noi dobbiamo accelerare rispetto a un procedimento di riconoscimento rispetto al quale tra l'altro chiederò all'assessore al bilancio se verrebbe prevista la copertura finanziaria per tutti i debiti fuori bilancio che approvano, soprattutto se rappresentati da sentenze passate in giudicato che approvano il Consiglio Comunale, e soprattutto chiederò e lo faccio a chi ha curato l'istruttoria da portare in Consiglio Comunale quale ordine di presentazione sia stato eseguito. Che vedete, il fatto che vi si chiede di frazionare i debiti fuori bilancio significa che dalla prossima seduta in poi, e io credo che i tempi non debbano essere così ampi, si dovranno riconoscere una parte dei debiti che oggi sono stati proposti. E si deve tracciare un criterio di presentazione al Consiglio Comunale. Ci potremmo trovare di fronte alla paradossale ipotesi in cui riconosciamo una sentenza del 2009, anch'essa passare in giudicato, rinviando nel tempo a darla da destinarsi una sentenza che invece magari ci è stata giudicata nel 2003. E perché in questo l'organo di controllo è molto attento e molto vigile, anche perché di malafede, anche dove magari la malafede non c'è, e magari potrebbe immaginare